Allora, buonasera. Dunque, volevo mostrare come usare un ambiente GLB che possiamo ad esempio scaricare da Sketchfab. In questo caso ho preso il classico boschetto fatto da Lorena Ragusa, credo. E facendo download 3D model è possibile scegliere il formato con cui lo vogliamo. È il formato ideale per fare questo genere di cose GLB. GLB 2 MB, una volta importato, cioè una volta scaricato sul vostro computer, per vedere se è adeguato per poter essere spostato in ambiente virtuale. La cosa più ideale è andare in Babylon.js. In Babylon.js è possibile trascinare il GLB dentro il nostro oggetto, dentro il nostro schermo. E a questo punto si vede più o meno quali sono le performance che avrebbe e se ha praticamente dei problemi, no? Qui abbiamo la possibilità di esplorare, di vedere come è fatto, insomma, cioè, ci sono un sacco di cose che sono utili, tipo questo l'inspector, dice praticamente come è fatto e tutto, e ci dice più o meno quali sono le proprietà che avrebbe, no? Se fosse portato all'interno dei nostri ambienti. Diciamo che normalmente devono essere più piccoli di 15-20 MB, in questo caso è un ambiente GLB di 2 MB, quindi ci sta molto bene, molto comodamente, quindi gli ambienti low poly sono tranquillamente eseguibili. Una cosa fondamentale è che dovrebbe essere centrato in modo tale che il punto 000 sia nell'origine, qui non lo è, nel senso che lo 000 è un po' decentrato, ma compare praticamente più o meno in un punto qua, se non vado errato, e quindi questo crea qualche problema. Quindi nel caso che avete visto dei modelli che nel punto 000 sono strani, vedrete qualcosa tipo quello che abbiamo adesso noi. Ok, allora adesso andiamo nel FrameVR, che mi sembra che sarà una delle soluzioni più semplici per poter pubblicare in maniera tale che parecchia gente possa entrare. Quindi fate FrameVR.io. E quando siete all'interno di questo ambiente potete creare, potete fare login. Sono loggato con l'identità di Facebook, quindi mi riconosce, vedete che sono questo, sarazzagmail.com, e qui ho fatto boschetto, boschetto era la parola che ho fatto prima, boschetto hi conservi. Adesso lo togliamo e lo rifacciamo così vediamo un po' cosa succede. E facciamo un new frame. Ok. Nella versione free di FrameVR mi sembra che abbiate a disposizione non più di 3 frame o qualcosa del genere. È leggermente limitata, ma per i nostri scopi va benissimo. Quindi voi fate un new frame, lo chiamate. Vedete che qui vi chiede un environment. L'environment in realtà glielo forniamo noi, se no c'è già degli environment già fatti, tipo delle classi, delle operette, insomma, delle cose per poter mostrare, neon call, eccetera. Ma noi che vogliamo essere completamente creativi, partiamo con il empty. E il nome di questo frame lo chiamiamo boschetto, e l'environment empty, quindi facciamo create frame. A questo punto si crea boschetto at empty, dice praticamente qual è. E noi, una volta che l'abbiamo creato, andiamo dentro il frame, il creatore di questo frame praticamente, sono io, entro dentro e quando entro dentro ho la possibilità di caricare delle cose. Quindi per caricare delle cose carico innanzitutto il boschetto come ambientazione e quindi apro qui sulla destra. Se volessi modificare e aggiungere delle altre cose posso andare in edit. Però mi sembra che sia possibile andare tranquillamente quindi sui frame. Qui abbiamo, credo che sia proprio opportuno abilitare l'edit mode qua sopra, in modo tale da poter andare sul, ecco, frame setting. Mi sembra, no, c'è sempre, anche se non abilitato l'edit mode. Quindi frame settings, apriamo questa cosa, abbiamo frame branding option, il link. Boschetto, possiamo proteggerla con una password, questo può essere importante. L'environment, vedete che può essere qualcosa di vuoto oppure di pieno, oppure possiamo caricare il nostro environment. E quando carichiamo il nostro environment, cosa facciamo? Andiamo a prenderlo e boschetto, questo qui che era quei 2 mega famosi che del boschetto che abbiamo creato, facciamo open.
Vedete che è un po' scentrato, quindi questo dovrebbe, in Blender quando lo fate dovete fare solo attenzione a quella cosa che ho detto, fate upload, essendo un modello low poly ci impiega poco a fare tutto l'optimizing è necessario, decide di capire dov'è che si può camminare sopra questo oggetto e noi avete importato praticamente il vostro environment. Quindi in realtà a questo punto è tutto pronto. Quindi l'altra cosa che volendo può essere interessante è di abilitare nella vostra zona anche Flying Enabled, adesso vi spieghiamo anche perché, soprattutto per ambienti che non sono centrati, questo può essere la salvezza. A questo punto il frame esiste, quindi è stato fatto, dovrebbe anche essere stato caricato per tutti. Quindi a questo punto chiunque può entrare su questo frame semplicemente con questo indirizzo framevr.io boschetto. Allora, quello che succede è questo, che noi possiamo andare premiamo Ctrl-Shift-N, siamo in incognito, andiamo a framevr boschetto, vedete che parte tutto, viene scaricato, ecco, e si entra come guest. Qui ci sia la possibilità di settare i microfoni, eccetera, il proprio avatar, si fa connect, e qui chiede di utilizzare il microfono, ci sono due avatar, niente, vedete che c'è un doppio perché sono entrato anche di là, però risolviamo subito, quindi entriamo qui, vedete che c'è un altro quest, ora questo lo chiudo, okay, così adesso siamo puliti, nel senso che abbiamo soltanto il nostro secondo qua dove siamo entrati, ok, quindi adesso non c'è il doppio. E come dicevo prima, qui il problema è che ecco, adesso praticamente sono praticamente in un punto strano dell'environment. Per uscire da questa situazione dovrei in qualche modo camminare o in realtà volare, no? Abilitare il fly, no? Per poter entrare in questa cosa qua, no? Però oppure possiamo andare nei settings, mi sembra che nei settings di questo, adesso qui non sono collegato, ma ci dovrebbe essere un'opzione che permette ecco qua, premendo la barra c'è Flying Enabled, e questo è importante, e premendo il Flying Enabled posso entrare praticamente dentro praticamente le montagne e tutto, quindi anche sfuggire dalla trappola, come in questo caso che il punto 00 è centrato. Se poi con spazio tolgo il flying enabled, mi torna praticamente all'inizio, ok, comunque avete visto che praticamente col flying enabled riesco praticamente a navigare, entrare e magari va ad andare nella direzione giusta e quindi andare a esplorare il mio ambiente in maniera multi-utente, senza grossi problemi. Tutto ciò, questo qui, come avete visto, mi ha creato questo ambiente in pochi secondi, oserei dire, o comunque una manciata di minuti. Questo ambiente è raggiungibile anche da MetaQuest in maniera tranquillissima, semplicemente specificando questo indirizzo, e anche se non siete loggati con Facebook, vi permette di entrare e quindi di lavorare. Quando siete su MetaQuest, in realtà la navigazione è leggermente diversa, nel senso che con il controller puntate e viene fuori praticamente una specie di teletrasporto per muovervi all'interno della vostra ambientazione. E direi che questo risponde a una domanda molto interessante, che è quella di come fare per rendere usufruibili i propri ambienti 3D scritti in Blender nel modo più rapido e indolore possibile. Proverò a fare anche degli altri esempi con altri mondi virtuali di questo genere, come ad esempio Spatial, però suppongo, avevo già fatto l'analisi qualche tempo fa, che erano un pochino più complicati, no? Questo mondo fatto con FrameVR non è interattivo, quindi non è possibile fare script che compaiono cartelli, però
Però si possono fare delle scene e quindi switchare fra le scene toccando dei bottoni. Quindi si può, si potrebbe, per esempio, fare con FrameVR un ambiente così e poi un ambiente con i relativi cartelli appoggiati e accendere o spegnere alla bisogna. E quindi qualche cosina può fare e si possono mettere comunque anche suoni posizionati o comunque altri trucchetti o altre cose che sono anche interessanti. O anche delle cose che quando si clicca su un oggetto compaia, ad esempio una pagina web o qualcosa del genere. Farò eventualmente qualche piccolo esperimento. È tutto.